contrasto allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione. Questo è il fenomeno delinquenziale che i carabinieri della Compagnia di Perugia hanno messo sotto la lente di ingrandimento nell'ultimo periodo. La prostituzione è un fenomeno che a Perugia è presente sia sulle strade che negli appartamenti, generalmente locati a giovani donne straniere. Nelle circostanze, i militari si sono concentrati analizzando gli annunci presenti sia sulla carta stampata che sui siti internet. Il territorio che viene più attentamente monitorato è quello residenziale di Ponte San Giovanni, in cui i militari dell'omonima stazione negli ultimi mesi, di giorno e di notte, hanno effettuato un incisivo contrasto all'attività di meretrice, soprattutto per strada. L'ordinanza comunale ha consentito di elevare multe salate, 450 euro, ai clienti, cercando di bloccare il fenomeno e costringendo le prostitute ad allontanarsi dai luoghi più frequentati da anziani e bambini. In particolare, con cadenza giornaliera, i carabinieri sono stati col fiato sul collo a quelle donne, generalmente di nazionalità rumena, che stazionavano in via della scuola e in via Cestellini. A questi controlli su strada si sono aggiunti poi quelli negli appartamenti, che hanno consentito, come avvenuto qualche giorno fa, di denunciare per favoreggiamento della prostituzione una donna domenicana, la quale, affittuaria di un appartamento in via Catanelli, aveva ospitato una tunisina che si prostituiva.